Hai superato ogni limite! La manifestazione oggi nasce dall'esigenza di dare una risposta ai vergognosi fatti che sono accaduti ieri in città universitaria. Frati, si deve prendere le sue responsabilità e deve dimettersi, perché erano 17 anni che non si vedeva la polizia all'interno dell'università. Frati vattene! Frati vattene! Frati vattene! Frati vattene! In questo momento storico probabilmente non c'è nessuno spazio di mediazione. In questo momento storico si è deciso irrimediabilmente le politiche che questo paese deve seguire, lo si fa da anni con il governo tecnico, il governo delle larghe intese, e quindi probabilmente non c'è in questo momento nessun referente politico in grado di raccogliere le nostre rivendicazioni. Per questo anche noi avevamo lanciato la giornata di ieri, per rimettere al centro di un dibattito pubblico sterile, schiacciato sulle primarie del PD, schiacciato sulla decadenza di Berlusconi, rimettere al centro i temi del mondo della formazione, i temi delle politiche giovanili, i temi dei giovani che soffrono la precarietà e la disoccupazione. L'abbiamo fatto dicendolo subito che non sarebbe stata una giornata evento, sarebbe stata, diciamo, una giornata da inserire in un percorso di costruzione che sicuramente ci vedrà nei prossimi mesi protagonisti nelle piazze.